Ciao a tutti ragazzi e benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Come potete vedere siamo nel paddock del, o meglio, non potete vedere ma ve lo dico io, siamo nel paddock del Cremona Circuit e siamo qui per un track day. Ma perché parlo al plurale quando ci sono solo io? Siamo qui con il gruppo di Facebook Ducati Panigale Italia, siamo ben 11 o 12 Panigale, sia V4 che V2 e abbiamo appena finito il primo turno. Come sempre, il primo turno è quello dove ti viene solo voglia di vendere tutto, vendere moto, stivali, tuta, casco, tutto, perché sei più impacciato di uno scolaro al primo giorno di scuola, ma vedremo di migliorare durante la giornata. Primo turno ho stampato un bel 40, quindi mamma mia. Tra poco entreremo per il secondo turno. A dopo! Grazie. Grazie. A te.
Finiti secondo e terzo turno, abbiamo abbassato ancora un po' il tempo, credevo di aver fatto qualcosina meglio, ma ci siamo fermati a un 39,7, che comunque dall'ultima volta di Cremona che avevo fatto 42, siamo scesi di un bel po'. Purtroppo la gomma dietro si sta consumando in modo anomalo, infatti adesso ve la farò vedere. Ho chiesto al gommista qui di Cremona, ma ha detto che non è praticamente un problema di regolazione del mono, ma ha detto che è proprio il tipo di gomma, quindi purtroppo ha detto che non è una gomma all'altezza. Infatti nell'ultimo turno in un paio di curve mi è partita dietro e il buco del sedere è diventato grande così. Adesso siamo in pausa a pranzo, fra un'oretta rientriamo e vediamo di darci un po' più del gas e abbattere il muro del 39, speriamo. Ah, una cosa fondamentale. Sì, ho dei capelli di merda e sì, dovrei andare dal parrucchiere. A dopo. Quarto turno finito, inizio a sentire la stanchezza, inizio a non ricordarmi più come mi chiamo, mi azzebo, secondo me dura ancora 2-3 minuti, la gomma fa una fatica della madonna, ho sentito un paio di volte ancora che scivolava, sono uscito e voglio portare a casa la moto sana e questa comunque può essere usata come scusa per non essere sceso sotto il 39. Ragazzi, allora la nostra giornata al Cremona Circuit sta praticamente volgendo al termine. Alla fine purtroppo non siamo riusciti ad abbattere il muro del 39, ma mi ritengo abbastanza soddisfatto. Dai, alla fine l'ultima volta che sono venuto avevo stampato un 42,1, quindi lento come pochi, mentre oggi dai un 39,7 l'abbiamo fatto, quindi il muro del 40 l'abbiamo abbattuto. Oggi c'era moltissimo vento, infatti l'ultimo turno la moto sul rettilineo cominciava a ondeggiare pericolosamente. Le parole del gommista mi hanno un po' condizionato, infatti dal turno dopo la pausa pranzo davo gas molto più lievemente. Non so se questa è l'ultima pistata dell'anno, se riesco a farne una a ottobre. Il problema di queste gomme qua sinceramente non me l'aspettavo, infatti i pareggiamenti non li facciamo. Sono abbastanza soddisfatto per oggi e quindi possiamo anche chiuderla qua. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto, se non l'avete già fatto iscrivetevi al canale, lasciatemi un like sotto e un commento e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao!